Siamo all'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Lanciano, Enrico Fermi, con i due rappresentanti di istituto, Alessandro e Pierpaolo. Allora, Alessandro, mi vuoi dire quando è cominciata l'occupazione e perché? Allora, l'occupazione è cominciata venerdì mattina dopo un'assemblea straordinaria con tutti i ragazzi dell'istituto. È cominciata perché giovedì c'era stata una manifestazione di tutte le scuole lancianesi dove era stata creata, diciamo, una specie di alleanza tra le scuole. Noi, rispettando questa alleanza, abbiamo deciso di occupare, tutti gli studenti sono stati d'accordo, tengo a precisare, non c'è stato un solo studente che è stato contrario. Inizialmente. Sì. Noi teniamo a precisare che protestiamo sì contro lo stanziamento dei fondi alle scuole private a discapito dei fondi che magari vengono tagliati o non stanziati alle scuole pubbliche, e contro l'introduzione del nuovo esame per le classi quarte di quest'anno, ma anche a livello locale per problemi che abbiamo noi in questa scuola, che sono problemi igienici e problemi di servizi. Posso dire, noi non abbiamo un posto dove riunirci in un'assemblea, che è un diritto fondamentale degli studenti. Abbiamo servizi sanitari che sono fatiscenti e niente, vogliamo protestare appunto per far capire che noi siamo stanchi di questa situazione. Pierpaolo, quanto durerà questa occupazione? Vi farete intimorire dalla Digos come hanno fatto con il liceo classico che è stato sgomberato? Allora, il liceo classico è stato sgomberato perché, diciamo, hanno cercato di protestare in maniera più violenta della nostra, che loro forse la pensavano in un modo diverso da noi. Comunque noi stiamo qui e crediamo di farci sentire più in questo modo che in 2 ore di protesta. E l'occupazione qui, diciamo, che terminerà fino a quando riusciremo a portarla avanti con la gente che rimarrà a dormire a scuola, perché noi rimaniamo a dormire qui la notte, perché è un'occupazione che chiudiamo la sera alle 8, chiudiamo, cioè non è un'occupazione ma un'autogestione anche malfunzionante, perché è chiamata, cioè non è neanche quello il suo nome. E quindi fino a quando riusciremo ad organizzare, diciamo, anche la notte, e soprattutto riusciremo a non farci, come dire, intimorire dalle forze dell'ordine, possiamo andare avanti, noi pensiamo, almeno fino alla fine di questa settimana. Perché giusto adesso stiamo, diciamo, il pomeriggio rivediamo i programmi che dovremmo affrontare anche il giorno dopo, ancora riusciamo a organizzarci perfettamente, perché abbiamo avuto dei problemi a tenere 1400 persone, diciamo, sotto controllo, anche perché non è soltanto questa la sede di questo istituto, perché è presente una succursale dove ci sono circa 500 ragazzi. Portandoli tutti qui in sede centrale anche la mattina, ci sono dei problemi anche a livello di sistemazione di questi ragazzi, di spazi. Allora smentite il fatto che l'occupazione, c'è gente che dice che l'occupazione e l'autogestione sono state fatte per accelerare le feste, anticipare le feste di Natale? Posso dire che da parte nostra questa cosa è smentita, cioè è smentita perché magari per un ragazzo che viene il pomeriggio, viene, si diverte e poi se ne va, forse sì, però per noi che, diciamo, che siamo più impegnati, cioè noi meno, cioè abbiamo in 3 giorni circa 4 ore di sonno, non mangiamo a casa, siamo in giro dalla mattina alla sera, alla fine per noi è anche sofferente, più che altro perché abbiamo addosso tutta la responsabilità dell'edificio, della gente, delle azioni, e quindi è un attimino meno piacevole di quelli che invece possono venire solo la mattina o solo il pomeriggio a fare casino. Alessandro, vi state organizzando per rivedere i programmi, per vedere come passare questo tempo di autogestione? Sì, anche perché per adesso, diciamo, che da parte dei docenti e del nostro preside non ci sono stati rilevanti proteste, però insomma non pare giusto a noi come a loro che i ragazzi debbano stare qui a perdere tempo. In fondo la nostra è un'occupazione assolutamente pacifica, infatti noi, non so se sei al corrente, che nella nostra scuola è presente anche un corso universitario. Sì, è presente anche un corso universitario e diamo libero accesso agli universitari, facciamo svolgere le loro lezioni, poi facciamo entrare a scuola i docenti e tutti, perché... Quindi non fate ostruzionismo, chi vuol venire? Perché, cioè, noi nel momento che abbiamo dichiarato la scuola occupata, la mattina di venerdì dopo un'assemblea che ci siamo
abbiamo praticamente rubato nel cortile dove si fa educazione fisica perché non ci era stata concessa, anche dopo le varie richieste al comune per avere le torri montanare, visto che non abbiamo un luogo da adibire a questo tipo di attività. Noi abbiamo fatto fare dalla vicepreside, dal preside, le comunicazioni alle forze dell'ordine, precisando che avremmo salvaguardato gli uffici amministrativi della scuola e diciamo, i luoghi dove si svolgono le attività universitarie del corso di laurea breve che ospitiamo. Allora, siamo con Marianna e Fabio, che sono due ragazzi del servizio d'ordine. Allora, Marianna, voi assicurate il servizio d'ordine qui, nel senso che controllate la scuola, fate entrare strani, oppure l'accesso è libero a tutti quanti? No, i ragazzi del servizio d'ordine sono alla porta, entra solamente chiunque deve entrare deve presentare il libretto di giustificazioni, che in questa scuola è diverso rispetto agli altri istituti, in quanto ci sta la fotografia dell'alunno oltre al nome e alla classe. Fabio, tu fino a che ora resti qui? Fino a che ora è presente il servizio d'ordine? Noi siamo qui dalle 7:30 la mattina e a volte per tutto il giorno. Io a volte torno a casa alle 2:30, alle 3, oppure addirittura resto a dormire qua a scuola.